Prendiamo un po' di tempo per un momento importante che diciamo anche tradizionale per il nostro ambiente, interrotto solamente da 2 anni di Covid. Allora, quest'anno l'associazione di ex-allievi ha voluto riprendere questo momento solenne di ricordo di 2 ex-allievi di questo oratorio che purtroppo sono morti alla fine quasi della Seconda Guerra Mondiale per effetto di quei conflitti terribili che chiamiamo guerra, di cui sentiamo sempre parlare, soprattutto in questo tempo difficile. Allora abbiamo l'onore di avere oggi qui tra noi il sindaco, che è qui davanti a me. Adesso ci lascerà anche qualche parola, ricordo non tanto dei 2, ma così, dell'importanza anche di questo ricordo. Grazie anche della sua presenza. Buongiorno a tutti, grazie a lei, grazie per l'invito. Devo dire che poi in effetti è un'occasione anche per me, perché io sono stato eletto nel 2019, ma nel 2020-2021 non ci sono state occasioni per svolgere cerimonie importanti come queste, e credo che sia assolutamente importante, tra l'altro in un luogo che coinvolge tanti giovani. Certo, siamo in un momento in cui ancora di più sentiamo l'importanza di quello che stiamo facendo questa mattina, cioè ricordare quanto la guerra, quanto la follia che la guerra induce possa creare situazioni come queste, situazioni allucinanti, dove giovani vengono trucidati, dove persone perdono la vita per un ideale, ma soprattutto per il rispetto anche di una cosa fondamentale che è la nostra libertà. E ripeto, il fatto stesso che si faccia si svolga una celebrazione di questo genere, un ricordo di questo genere, in un luogo che è dedicato ai giovani, ha un significato ancora più importante. Io credo che questi momenti siano importanti proprio per lasciare ai giovani un senso e un significato di quanto sia importante la libertà, di quanto sia importante questo valore che purtroppo è stato spesso messo in discussione, ancora oggi lo vediamo con una guerra folle. E il ricordo di questi 2 giovani allievi, ma 2 giovani che hanno pagato con la vita a caro prezzo il loro ideale e purtroppo la follia di chi ha ritenuto che la libertà fosse un optional, fosse qualcosa da calpestare, è un ricordo che deve rimanere nelle nostre coscienze, deve rimanere nelle vostre coscienze, ragazzi. Non dimenticate mai queste cose, non sottovalutate mai l'importanza dei ricordi. I ricordi sono fondamentali, devono tracciare il percorso della nostra vita, devono rimanere nei nostri cuori, perché tutto quello che si è vissuto dobbiamo sperare che non si ripeta più. Non abbiamo esempi eclatanti, lo stava dicendo poc'anzi lei, su questo momento che è così particolare, dove una guerra sta distruggendo famiglie, sta distruggendo case, sta distruggendo città, ci sono delle persone che purtroppo sono costrette a scappare via e che tra l'altro sono state accolte anche nella nostra città, dove ci sono bambini, giovani che muoiono. Però nonostante questo dobbiamo aver fiducia, e voi ragazzi, soprattutto voi ragazzi, dovete credere in una libertà che è sacrosanta. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi ricordiamo 2 ragazzi che frequentavano il nostro oratorio all'inizio degli anni 40. Renato Posada e Francesco Ghiricozzi. Sono deceduti a 18 anni vittime della rappresaglia nazista. Renato nel 1943 a Palidoro, Francesco nel 1944 alle Fosse Ardeatine. Ci hanno lasciati quando non erano ancora adulti, quando dovevano costruirsi una vita, che a 18 anni era sicuramente piena di progetti per il futuro. Improvvisamente arrestati e subito dopo giustiziati senza nessuna possibilità di difesa o altro, perché la guerra non considera mai il valore della vita. Noi oggi li vogliamo ricordare soprattutto a voi giovani, perché riteniamo che il loro ricordo sia il monito alle future generazioni per evitare simili eccidi. Purtroppo ancora oggi siamo spettatori di una guerra in Ucraina, proprio nella nostra Europa, che sta portando distruzione e morte anche nelle popolazioni civili, non risparmiando neanche i più piccoli. Gli ex allievi Don Bosco di Civitavecchia oggi, tramite l'amministrazione comunale di Civitavecchia rappresentata dal sindaco Ernesto Tedesco, depongono una corona di fiori nella nave dedicata a Renato e Francesco e in pieritura memoria. Grazie per essere intervenuti. Grazie. Grazie.